a posto. Perfetto, sì. Oh, sembra Doom, fortissimo. Giusto, lo capire. Ma tieniti anche la chat mezza aperta, pubblica, almeno mi dici messaggi che io non sono riuscito ad aprire. Non ho scritto niente a nessuno. Vabbè, comunque, se scrivono almeno sappiamo. Ti dico, ah, ci ecco. Sono spettatori. Poi magari quei tre finite che ha preso a te tre volte. Adesso è il nuovo uno. Beh, vai. Indietro di niente praticamente la live. Vedi, sono questi qua i tutorial che ti dicevo che ti bloccano, intanto che ho fatto, ho provato a saltare ma ha bloccato subito. Hai ottenuto un punto progetto. È una rottura di cazzo devastante. Sì, spero che finisca. È il tuo mezzo quello lì? Sì. È bellissimo. Sì, è strafigo. Ne voglio uno. E seguirà anche piuttosto bene. La barricata non c'è più, via libera. Sì. Mi sto trovando male, ma ho fatto 100 metri. Questo qua adesso sta parlando, però devo andare di lì, ok. La coalizione ne sarà felice. A tutto gas! Questo non è velocissimo. Hai aperto un ponte. Ma sì, c'era una barricata. Bloccava la strada. Oddio, ma è Mad Max. Non la vedo. Integrità al 90%. C'è una torre enorme. Metto quello che vuoi, che è roba dell'autorità. Della mia figlia. Si direbbe una torre sentinella. Residui della guerra. Di solito sparano a qualunque cosa si avvicini, quindi fa attenzione se vuoi distruggerla. Walker, so che c'è parecchio da fare nella zona devastata, ma non avrai dimenticato John Marshall, vero? Ah, no, è quella là. Puoi farle tutte, ma solo che puoi potenziare solo la tua. Non mi sembra di aver fatto un gran guadagno. No. Questa qua è del meteo. Sì. Poi vado a riprendere la mia. Chiamarla, sei come me, ma... fammi vedere un attimo. Dietro di te stanno esplodendo cose. Sì, l'ho viste. Difatti io rivolevo la mia macchina. Ah, chiama per 10, madonna. Integrità al 90%. Vabbè, testa, attivazione dai. Dei sistemi. Ah, così, però. E vedo anche la mia. Te la portavo. Arma surriscaldata. Paro. Via... lanciavi un razzo per la lettera portata. Guarda che aspettano, hai visto? Sì, avevo visto. Ti cazzo lanciato cattivissimo con la mazza.
vedete, cioè, la luce. La città era tipo Mad Max, quindi sono infiniti, cioè spawnano. Ma io nel frattempo dovevo andare dalla missione che è esattamente dietro di me, perfetto. Dovevi distruggere la torre, però te l'hai detto per favore. Ah sì, giusto. Che secondo me è quella. Che tanto. Che è quello che stavo puntando, poi mi sono perso un po'. Che figo. Sto malissimo. Dio. Te l'ho detto. Cazzo è successo. Destinazione raggiunta. No. Ma non sto facendo in macchina. Vorrei restare con te, ma ho bisogno di far. Ti sta mirando, scappa. È troppo tardi. Ci ho messo un secondo. Allora, Serafoin subisce danni critici, devi uscire a ripararla avvicinandoti alla parte anteriore e usando concentrazione. No! Qui un sommellino. Oddio, buona fortuna! Come faccio a ripararla? È un po' in un punto di merda. Avviare riparazioni manuali. Sto entrando in clinica. Aspettami. Integrità parziale ripristinata. Modalità sicura attivata, necessaria. Perché mi sono cambiato un po' di tasti e allora devo ricordarmi. Non mi ricordo mai qual è il numero del mouse e allora tre volte più in fondo. C'è qualche tecnica per questo video, secondo me. Ci siamo, Walker! Secondo me bisogna. Tipo, in Mad Max avevi un cavo sulla macchina, tipo per il cielo, e le agganciavi e le tiravi giù. Allora, no, questi qua sono i colpi della mitragliatrice. No, mi sa. Niente, qui ho fatto il tutorial per tutto. Non ho a sparare un secondo. Scappa. Danneggiarla la stai danneggiando di minuto. Via. Un sonnellino.
accelerazione dei sistemi. Ma che vuole riparare? Sono con te, Walker, e mi sento una grande. Dai, che mi ha dato anche magari il colpo. La vita. Quanto spara? E dove mi sono infilato? Dio. Sono in estrema difficoltà per quel coso. Potevo trovare qualcos'altro. Ma è davvero come dici te che c'è un modo? Modalità sicura attivata. Necessarie riparazioni. Unità attesa attivata. Prova a tirargli il... Ma la sento facile anche così. Avviare riparazioni manuali. Mi fai ancora più danno così. Ma perché sto morendo? Scusami. Cos'è che mi ha colpito? Ah, è quel cerchio che fa quando cerca la gente, quindi non quello. Ah sì, andata. non ci ho fatto caso, ho visto che stavo morendo così da nulla. Processore, orario processore Arkatech, portalo al robot dottore di Wellspring per ottenere un posizionamento. Oh, vabbè, dai, è stato utile, quindi. Sì. Quella torre gigantesca è fuori servizio. Grande, di solito allora, sono piene di tecnologia molto utile del vecchio mondo. Recupera quello che puoi. Non mi ricordo di dove era. Qua. Ah, è vero. Volevo mettermi gli stessi tasti, dato che ci sono tanti. Io perché bisogna tenere schiacciato per salire per le scale? Ma non so. Però ho già visto i tanti giochi ed è sempre fastidioso. Io, ma che la gente non li gioca. Se hai intenzione di mettermi le mani addosso, fallo da davanti. Provi a trovare qualche nuova arma, perché... Quella cassa lì sembra lottabile, quella lì sotto. È rosa. Quale? Quella lì che... No, torna dove eri. Solo perché sono appena sceso. Ma però dai, qua dovrei riuscirci. Sono baccato qua sopra. Niente, devo fare il giro. Cassa rosa dovrebbe essere munizioni comunque. Vabbè, adesso un po' ne ho però. Ah, tra l'altro c'ho anche questa abilità che adesso... Avviare riparazioni manuali sul lato anteriore. No, ho sbagliato l'abilità. Ah, poi... devi usarla dopo il salto, suppongo. Sì, anche. Dai, volevo fare le... Ma non funziona. È ancora... C'è uno scattino all'AUT. Sì, praticamente. Ah no, queste qua sono soldi. Ah no, cazzo di soldi. Prima erano soldi quelli. Va bene. Quindi andiamo a vedere anche sull'altro tipo adesso. Ah, là ci sono altre munizioni, ma non si sale da di qua. Oh, lo scatto. Malissimo. Avviare riparazioni manuali. Di cure ne ho trovate poche. Per adesso, a parte che non ho fatto praticamente nulla. Magari suppongono che per adesso non devi massacrarti. Sì, no. Ho trovato solo due pacchettini di cure. E ho fatto. Ho finito ora il tutorial. Quindi. Sarebbe proprio l'inizio.
Poi ti curi anche uccidendo i nemici che ti dà qui con i... Oh, sì, esatto, ti dà quelle schegge. Le schegge azzurre che curano. Qua ho fatto, quindi. Ok, completata, andiamo qua. Come cazzo lo segno? Che arriverà la macchina, però. Sì, aveva partito un pil. Rigenerazione dei sistemi. Facciate il sondaggio, una di tre. Sistemi ripristinati. Cos'è che ho segnato esattamente? Cos'è questo fai qua? Arca di Junker. Ah, non è il posto che mi diceva per mettermi il nuovo pezzo. Proviamo la parte. Sì. Dovrebbe esserci la roba potenzialmente. Almeno adesso un po' ci devi sparare. Sì, adesso è un po' meglio. Sì, sono incazzutissimi, sono stato calistici. Madonna, una granata. Ancora non ci sono di tutti i ok, per seduti zero, ok, con questo qua ne recupero uno, dovrei. Vabbè, mi sembra carino, dai, lo shooting è bello. Sì, a me piace, facciamo molto. Basta, quanti attenzione tua abilità, no? Quindi tocca comprarlo, insomma. Per adesso a me sta piacendo. Poi è proprio l'inizio. Perché è sempre pieno di manichini? C'è un altro gioco che era pieno di manichini, mi faceva prendere malissimo. Basta. La batteria c'è in terra. La macchina. Dov'è? Ah, questa. Terra a sinistra. Sì, sì, l'ho vista lì. Ah, sì, vedo le cose in ritardo, quindi. Poi viene a dire una cosa, qua un altro mezzo. Componente elettronico, batterie. Proviamo questo mezzo. Ah, aspetta, però prima mi sa che devo aprire in qualche modo la porta.
questa sembra figa. Non si, mi ispira. Volevo vedere anche cosa c'era sopra, se erano dei lanciarazzi o roba di... Sembrava un lanciarazzi. Vuoi tutto motore, poi lanciarazzi. Oh, ma qua c'è un'altra cassa di munizioni. Trovo un'altra cassa. Mi sembra molto diverso dall'uno. Tanto c'è che si lamentava che era diverso dall'uno, ma meno male da quello che ho visto. Cioè è un po' più coloroso, dovrei... così, un po' più saturo, che sinceramente non mi fa impazzire, mi piaceva di più l'uno come stile. Vorrei rigiocarlo io il primo raid. Cioè... molto figo il primo raid, molto perché... simile a questo meno open world. Ma io sto trovando un fottio di roba. Però comunque è abbastanza open anche il primo, cioè c'è sempre le macchine, vai in giro così, quella principale è la più potenziale. Cuscinetto piramidale. Funziona, scusa. Sono un alternatore. Volevo aprirmi la porta per la macchina, non trovo il... Prima era un volantino rosa. Sì, sarà qualcosa di rosa sicuramente. Ma lì c'è un'altra roba. Avrei qualche colonna vicino al cancello, cioè guardate. Devo guardare. Intanto sto girando un po' a caso, sicuramente sono all'interno. C'è un fusaglio, bello. Anche l'uno era così, lottavi sta roba per venderla, poi per tutti spiccioli. Ah, quindi questi sono pezzi da vendere. Pensavo fossero per i potenziamenti. Non so, nell'uno tutta sta roba fino a maggior parte si vendeva per comprare i soldi, per comprare munizioni e cose del genere. Sono io stronzo o non c'è... fare per aprire la porta, non riesco a vederlo. Eccolo! Ho visto quasi di rosa a sinistra. Ho trovato una cassa. Provo, vai a destra. Ancora a destra. Adesso sto trovando pezzi. Ancora a destra. Ho visto da tepati qualcosa di rosa. Poi magari non si apre, però mi sembra strano, anche perché c'è la macchina qua dentro e non posso tirarla fuori. Uscivano con le macchine. Ma dentro questo? Tu magari ho guardato male, non l'ho visto. Ma ogni volta che rientro in una stanza trovo della roba, incredibile. Sono già entrato 4 volte qua dentro e ho trovato ancora roba. In che zona l'avevi vista? Ma se era qualche cassa. Ma lo so che c'è qualcosa di strano. Ok. Però guarda il cancello, magari c'ha. A parte che una volta che apri l'arca magari si apre il cancello. Scansione di sicurezza. Magari è una cosa proprio di trama. 416. Tra l'altro non l'avevo ancora vista io l'arca, non ci avevo fatto caso. No, non l'avevo vista. L'ho vista adesso. L'arca è dove avevano chiuso la gente per farla sopravvivere a. alla caduta dei meteoriti. Con successo il protocollo ID devastazione che fa parte della storia che ti permetterà di eseguire una proiezione in avanti primo race, uno e liberare una si forza cinetica in grado di rimuovere le armature e spostare nemici e oggetti. Ok, lo stavo ascoltando. Ma no! Vabbè, no, dovrebbe essere fattibile. Anche con quella con quei tasti. Ci dicono di cambiare i tasti e deve far giocare però. Ah, è così. Ancora. Bene. Usa devastazione per rimuovere l'armatura. Da dove funziona? Da di qua no. Hai completato con successo l'addestramento per il protocollo devastazione. Anche piuttosto poco i tasti, cioè. I tasti del laterale del mouse. Il doppiaggio italiano fa abbastanza cagare. Sì, ma mi sembrano tutte stupide le voci.
Ecco, ho fatto il livello di... Qua è uno delle missioni. Ehi, quell'arca era piena di roba grandiosa. Sì, lo so. Sono un po' invidiosa, quindi dacci un taglio, ok? Ma c'è di nuovo gente? Si è aperta la porta. Sì. Le armi trovate in arca possono essere potenziate. Per potenziare le abilità e le armi ritrovo tutte le unità. Mod armi, grazie. Aspetti nei negozi. Puoi usare queste potenzialità al menu tab. Che tu possa donare un nuovo inizio alla comunità, grazie a voi. Dopo vado a prendere quella nuova arma, macchina. Già sparito. Oh, tieni. Potrei fare questi mezzi. Quanti FPS fai dei mezzi? Non ce li ho, non ce li ho, tieni. Però se trovi non sto sui 60. Non stai? Non penso di fare il 60. Non si no. Per lo mio. Io da dai, io ho abbastanza bene. La live è a 30. Ok. Questa roba! Oddio! Ma spara da dietro! Sì! Sono rimasto un po' male! Cioè quando ti inseguono uno spettacolo! Sì! Guardami. Il detto del mouse, ma non so cosa fare. Ha delle spallate, sembrerebbe ai lati. Eh sì, può essere. Ok, andiamo qua. Qua abbiamo detto che è un po' di domani. Però un'altra macchina. Adesso non piacere a guidare una vera macchina da guerra, ok, peccato che non ce l'ho. Una visuale su
una specie di habitat o un covo gigante. Gigante? In quella zona dovrebbero esserci in giro dei mutanti enormi. Ho sentito che vivono in luoghi del genere. Tra i seminatori contengono enormi mostri pericolosi noti come sterminatori. Trova e uccidi lo sterminatore. Bene, bene. Con una mitraglietta, che ho solo questa. Comunque mi curo anche. Sì, 31,79. Prendo. Ti ispira insieme a... Che cazzo ha tirato con questo male? Dai, lo prendo. Sei deciso? C'è RAID 2 PC Worldwide, quindi per il mondo. Più DLC a 31 euro. È buono. Ma su che sito? Cdkeys.com. Interessante, c'è quella roba lì. Ah, cura sempre, anche se altro in giro. Comunque con la difficoltà un po' più alta, un po' più divertente, all'inizio mi scrive un po' sbaglio. Una volta che l'hai presa non ti serve più, trovi tutto a mio. Ma facciamo che al suo giro uso le scale per scendere. No, non me lo fa prendere, porco giuda. Perché?
Perché non mi fa pagare col post pay. Mica, che palle. Riesci a prendermelo tutti, ti mando lì. Sì, va bene, te lo prendo però dopo. Adesso sei live, almeno non ci sono. Ma che non sparisce. Sì. Ti mando. Mandami il link su coso, su. Messaggio su Discord. Esatto. Ti mando il checkout, non so se ti funziona il checkout. Secondo te così funziona, lo volevo uccidere. Aspetta, che sono poi. Dai, prendi, ho fatto tre hit marker prima, adesso no. Non lo so. Provare un attimo punto di. Non sai dov'è. Ormai è sotto di te. Cosa fare? Mi ha vomitato qui sopra nel. Beh, ma scendi, li fai tutto, dai. Sì, no, era solo. L'ho provato prima, io ho fatto 3 hit. Schiaccio carne, tu hamburger. Tiro tutto a pizza. Mi ricordo che tasto è per cambiare. Grande lancio, io rompo. Veramente male! Quanto bello! Curati! Schiaccio carne, tua burga! Curati! Ferma e muori! Oh, ecco! Io e schiaccio! Tecnica giusta. Guarda che no, quello lì mi sta di esplosivissimo. Sì, mi sparo lì. Sì, mi sta facendo una frenata. E un altro di qua. Magari deve ancora esplodere del tutto, Sì, deve ancora esplodere, devo starci sotto però. Non farò niente qui. Schiaccio umano! Dio e schiaccio! Ora sì! Dio! Non per indietro! Ah, muori! Schiaccio carne! Senti i colpi di quest'arma! Ok, è morto. L'unica cosa... Non mi ricordo che tasto ho messo per il cambio arma. Per il cambio oggetto e non c'avevo le granate a tirarli che dovrei avere un po'. Un mutante di. Magari mi ricordo bene. Sì. Mi sembrava tenendo premuto G, però a quanto pare non me l'ha fatto. La grande vita di metà. Portare la robottone di Wellspring. Quanta roba devo portare? Buono, buono. Wellspring? E Abaddon gigante. È la. Te in meno. Ben fatto, ammazza giganti. Quei cosi sono una piaga per queste terre. Barricata è quella che ho passato. No, quella qua è Wineland. Dove cazzo starà Wellspring? O è questa la regione? No, la regione con le tortuose. Quello con i banditi. Commissione blackout.
Vabbè, vado. Ok, però non c'ho colpi di niente. Ah, di qua c'è l'ascensore. Qua non c'è nulla. No, era un'arena mini. Ghiandola vitale è mutante, porta... Ah, un altro! Ottimo! Quanti spettatori ci sono ancora, Bubi? A parte che posso aprire Twitch. Sempre solo io. Ah, ok. Ho paura. Non so se posso usare questo come... Uno spettatore, quindi sì, paura di sì. Okay. Vabbè, comunque mi sembra carino il gioco. Perfetto. Abbastanza spara tutto ignorante. Quindi mi dispiace. Arrivo poi fino alla città, poi stacco, facciamo qualcosa assieme. Sì. Anche se vuoi streamare qualcosa assieme. Può anche fare. Allora, ah ok, qua sono ritornato, qua ci sono le munizioni importantissime. Ah no, guarda che ne connette. Proiettili, mitragliatrice, Gatling. Ma cosa mi ispira? Sento dei passi pesantissimi qua attorno a me. Un altro gigante. Sasso spaziale in cielo! È un meteorite, idiota! Probabilmente una scheggia di Apophis. Potrebbe contenere feltrite. Da un'occhiata. C'è tutto lì dietro. Mi aspettavo un po' più di esplosione. Sempre caduta dietro le montagne. Mi aspettavo un po' di fumo, più che altro. Sì. Che il colpo c'è stato, però. Su coso? Come cazzo si chiamava? Inner Chains, c'è cioè un meteoritico, c'è un'esplosione enorme. Ah sì? Un bordello della Madonna, sì. L'avevi finito te? Aspetta, Inner Chains sì. Era quello un po' strano che lui raccoglie. Un po' stranissimo, sì, che non si capiva un cazzo. Però non era male, tutto sommato, è molto... un esperimento. Sono in India alla fine, quindi non può neanche pretendere. Sì. Ma si potrà entrare in tutti gli edifici? Si potrà aprire questo? Non ha le finestre, penso di no. Faccio una riva, ma non si può... No, ma è già spawnata la macchina. Chiamiamo la nostra, tanto fortunatamente costa niente. Quanti ce ne sono? Guardate, scorro lentamente tutte. Vedi, metti ce n'è parecchi. Questo qua cos'è? Oddio, è un blindato. Sì. Un monster truck, praticamente. Bello questo, mi piace. Questo è quello di Salvini. Sì, questo è quello di Salvini, esattamente. Sono quelli di Carmageddon, porca troia. Spettacolo, belli, belli mezzi. Allora, richiamiamo il nostro Phoenix. Ah, ma posso farci qualcosa? Mitragliatrice Gatling. Ah, mi sa che sono le munizioni che ho trovato prima. Ah, sì, 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 sì. Telaio rinforzato, sedile, cannoni da 20. Ma posso aggiungercelo? Ah, no. Mi servono questi qua che non so dove troverò. Ovviamente dovrò acquistare. Ingranaggi, cosa sono? Ingranaggi, sì. Ma non mi ha detto ancora nulla. Sedile iettabile, spettacolo.
Sì. Devi metterlo subito. No, se è vero, è fighissimo. E non l'ho chiamato la macchina, però. Eccomi qua, Ranger. Buona fortuna. Attivazione dei sistemi. È odiosa la voce della macchina. Che un pettino. Un po' odiosa. Spero di poterlo giocare in inglese. Sì. Io l'avevo messo in italiano e oggi mi sono dimenticato di rimetterlo in inglese prima di iniziare a giocare. Non l'avrei giocato. Modalità attesa attivata. Prendere munizioni, caro. Ma sono le altre. Sì, non perdi. Non si può proprio sparare agli alleati, neanche morire. Aspetta, i poverini. Ma quella non era la mia macchina? No, era la mia macchina, ok, niente. Ma loro sono esplosi da soli, così che cazzo hanno fatto? Ma non so cosa cazzo abbiano combinato. Dai! L'intelligenza artificiale! Assente! Madonna, ma sono soli, sono fedeli! Bauli pieni di soldi. Infatti volevo arrivare alla città per vedere se potevo sfruttarli un po'. Qua. Munizione. Una macchina c'è ancora. E quindi qua ho già finito. Ah, ci sono tre casi di stoccaggio qua, quindi ce ne saranno là sopra sicuro, ecco, infatti ne vedo una. Devo risalire, come salgo? Dai qua. Dai, bravo, che hai fatto? Mi vede nel panorama, questo posto si chiama panorama idilliaco, quindi deve essere veramente figo. Non è malvagissimo, è tutto distrutto e desolato, però magari una volta lo era. Mi piace lo stesso. Lì c'è un'altra cassa. Perché non le vedo mai al primo tentativo, devo fare sempre due giri. Proiettile di pistola sono al massimo. Quindi è tutto qua. Pistola però era molto più figa quella del primo di Rage. Questa qua prima mi sparava raffica. Io non ho ben capito come cazzo l'ho fatto per farla suonare raffica. Vai delle modifiche da... Devo schiacciare qualche tasto da fargli fare un fuoco alternativo. Di solito è B. Ah, perché stai mirando, quando non miri secondo me spara raffica. Quando miri spara... Ah, è vero, ok, forte. Ok. Come quella di Doom, dai. Che spara... Esatto. Aspetta, ricaricamola che poi mi servirà. Ah, eccola lì, l'ultima. Molto simile, Doom comunque lo... molto, molto simile. È quello della D. La base. Veicolo strano. Perché sono pieni, è pieno di questi veicoli con le antenne? Magari me lo spiegherà a breve. Ma non lo so, sai. Per comunicare, probabilmente. Ok. Sono cose da esplorazione. Questo qua cos'è?
Sentinella. Ah, ok, quella che ho distrutto prima. Un'altra di quelle torrette che l'hai distrutta, però c'ha il puntino verde. Sì, questa qua l'ho distrutta. È quella di prima. Quella qua è Wineland. Quella che stavano cercando di città, come si chiamava? Non mi ricordo più. Non era questo. Qua c'è una città. Proverai ad andare qua. Come si chiama? Non c'è scritto. Veterani tantissimi. Sarà quella, dacci il pallino. Però ci sono altri. Gun Barrel. Perché c'è scritto, cioè, la missione trova il maresciallo a Gun Barrel. No, a di Gun Barrel. Potrebbe essere quella, allora non è quella. John Marshall a Gun Barrel. Deve essere via Wine qualcosa. C'è un interrogativo lì in basso. Wellspring. Wellspring, sì. Mica, è lontanissima. È lontanissima. Vabbè, però secondo me ci metti neanche tanto chiodo in macchina. Proviamo. A parte che se vai a quella comunque sarà una città lo stesso. A te dici per i potenziamenti che devi portare. Sì, perché là. Mi diceva di andare apposta là. Attivazione dei sistemi. Parto da quella lì. Visto che c'è anche un affare da fare in un'arena. Una specie di shot televisivo in cui devi ammazzare ovviamente. Sì. Magari è via. Guardano la vita. Torna presto, Walker. Però non siamo una DAT, mi sa, quindi. Attivazione dei sistemi. Finalmente. Ora vediamo di contattare il sindaco Losum Agar. Torna alla tua bancarella di roba scontata. Un gran bell'arsenale. Sembra roba da. Sì, può
puoi andare. Tu passi sempre. Ma passi qua che c'è scritto End. Le città commerciali si trovano molti tipi di mercanti, non so cui comprare bene. Tutti vari tipi. Ma questa città c'era anche nell'uno. È vero? Ma mi sembrava di averla già vista. Da te, forse, non mi ricordo dove è. Sì. Sembra molto simile. Fa quello che vuoi. Gli stronzi del mondo sono una scala. Ma un po' di anche se una volta lì. Saltato sulla testa. Allora, devo trovare il tipo che sarà di là. Come lana d'acciaio. Si è lamentato anche che gli sia stato sulla testa. Giustamente anche direi. Informatori, per informazioni preziose una zona devastata, potrebbe interessare. Cassa carica continua a rari potenti. Destra! Hai una curiosità? Posso aiutare? Ehi là! Sono felice di vederti! Io sono okay, Flor. Prima di prendere informazioni, soddisfazione garantita. Faccia è roba per non esplorare. Destra. Oh, so. Sì, se magari sei in difficoltà, magari. Fermati lì, testa di cazzo. Siamo in isolamento. Sto cercando il sindaco di Wellspring. Sei nel posto giusto, ma al momento sbagliato. Il sindaco Agar e il suo staff sono in isolamento. Qualsiasi cosa ti serva può aspettare. Torna un altro giorno o lascia perdere. Perché? È successo qualcosa? No, e non vogliamo che succeda. Nessuno entra e nessuno esce. Il sindaco ha problemi più grandi di te, mezza sega. Allora, dicevamo... Cazzo, hai sentito? Ho un regalino per te! Vogliono far fuori il sindaco! Non ha grato dietro di te. Sa che sei arrivato. Però se vedi qualcosa di inutile, forse mi sparano che non trovo. Saliamo lassù. Ma sono ancora pulito. Oh, queste qua mi servono, devo recuperarle, ok. Sindaco Agar, i nostri ricognitori a lungo raggio hanno visto i sudari immortali stabilirsi nella piana dei rottami. Ci chiediamo cosa intendano fare con lo sterminatore che occupa quella zona. Scrotone il pestaduro. È noto per attaccare e uccidere qualsiasi cosa che si avvicini alla sua tana. Quasi mi dispiace per loro. Quasi. Chiama, scusa. Quel vecchio? Non mi ricordo. No, stavano parlando di un mostro. Ho guardato tutto, non l'ho letto. Non stavo ascoltando. Ho capito che si chiamava Scrotone. Davvero notevole. Afferri anche i proiettili? Losum Agar, sindaco di Wellspring. Ex prodigio con i Wingstick. Ora li integra con una pistola. Essenziale per il progetto Daga. Ehi, piano! Sono qui per il progetto Daga. Solo una cerchia molto ristretta sa di quel progetto. E tu non ne fai parte. Mi manda Prowley. Prowley, eh? Prowley è morta. Wineland è stata rasa al suolo. È un ologramma. Non posso spiegare. Io sono Walker, l'ultimo dei Ranger di Wineland. Oh merda. Altri figli di puttana. Ranger, facciamo fuori questi stronzi, poi parliamo. Merda! Che fine hai fatto? Qual è la situazione laggiù? La stessa. Hanno fatto fuori i tuoi e io ho fatto fuori loro. Allora forse potresti essermi utile. Ma c'è uno qua a fianco. Fatti uccidere, vai, paura. Ora muori.
non riesco a colpirlo. Ho cercato l'altro. Ok, finalmente. Mi stavo solo scaldando, signore. Ma eccolo lì il vostro. Sentito, salgono dall'ascensore. Preparati, occhio ora. Appena si aprono le porte, li risvegliamo. Ho sbagliato, volevo schiacciare R. Come pesci in un barile. Non ho fatto un tasto per le armi. Dovevi usare l'abilità quella da E la cavi con le armi, eh? Sì. Quei bulli sono morti stecchiti. Non me lo sarei aspettato da voi reclusi in questo. No, se fosse una novità riguardo, posizione che quel complesso. Tu non sei come gli altri. Ora ti va di parlare? Va bene. Parliamo. Mi spieghi cosa sta succedendo? La daga doveva fermare l'autorità una volta per tutte. Ma il piano è andato in fumo quando Wineland ha tagliato i ponti con noi. Sono felice di rimettere in piedi il progetto. Ma come puoi vedere, ho questioni più urgenti sotto mano. Lo vedo. Chi sono questi tizi? Criminali assoldati. I bulli. Banditelli da strapazzo. Chi li manda? C'è solo un bastardo che ha il fegato di fare una cosa del genere. Clegg Clayton, lo stronzo più ricco in città. È da un po' che punta alla sedia da sindaco, ma ultimamente ha alzato la posta. Ha corrotto degli ufficiali e messo le mani sugli armamenti militari della città, tra cui quelli essenziali per la daga. Quindi lo uccido e riprendo l'equipaggiamento. No, dobbiamo procedere con cautela. Primo, voglio sapere chi lo sta supportando. Secondo, dobbiamo scoprire dove tiene tutta quella roba. Hai un piano? Ha un ego delle dimensioni di un'ecocapsula, ma possiamo sfruttarlo. Se riesci ad avvicinarti a lui e a ottenere la sua fiducia, potrai facilmente piazzare una cimice sul suo computer. Così potrò scaricare i suoi dati più interessanti, chi lo supporta, chi rifornisce i bulli e dove tiene l'attrezzatura rubata. Clayton si circonda di gente ricca e famosa. Si riuniscono alla sala dei vincitori. Trova il modo di entrare lì dentro e non ti sarà difficile piazzare quella cimice. Ok, ci penso io. Eccellente. Prendi il congegno, vai nell'ufficio di Clegg e attaccalo al computer. Ah no, questo. Non te la cittadino da prendere. Okay. Probabilmente perché non è rosa e non lo puoi prendere. Sì, probabile. No, volevo andare a cercare quello di potenziamenti. Hai detto che è un robot. A proposito, come sta andando? Ci sono perdite di frame, roba varie? Piuttosto buona, nei momenti casinosi e proprio violenti rallenta un po', scatta, però rallenta un po' poi si frena. Ah, ok. Sono tornato ad essere l'unico spettatore. A me ha dato 3-1. Vabbè, questo mi sa che non ce la farà. Infagno lo spione. Che non è. Offro tagli di prima qualità. Carne fresca. Ah, qua vende le cure. Chiamo così tutti i miei nuovi clienti. Carne perché sono una macellaia, capito? Hai della carne esotica. La morta è vita, Ranger. Per sicurezza lo prendiamo. Allora, alleggerisci. Vendi i tuoi rottami a Jack. Ciao. Cosa? Ehi, non ti conosco. Scommetto che ci sai fare. Vuoi vendere o comprare? Beh, non ci ho fatto caso. Ma questa roba qua si dirà o no? Immagino che lo scopriremo. Qui puoi fare entrambe le cose. Ti dirò, comprare rottami è una passione. Gli affari migliori soddisfano tutti. Ma ti faccio solo la missione. Io devo andare da chi esattamente? Dal robottore, che ha le due freccette verso l'alto. Forma di vita senziente in avvicinamento.
pronta a rifornirti. Ok, diamo un'occhiata. Il farmagorilla. Attivazione modalità di riposo. Chiusura interfaccia di compravendita. Bella lì. Ciao. Armi pronte e caricate. Bella, lì non lo sentivo tipo dal 94. Ehi, come butta? Immagino che tu voglia rifocillare quel gioiellino. Vuoi munizioni? Devi seminare un po' di morte? Sei nel posto giusto. Boom, boom, boom. Zing, compro un po' di proiettili. Cerca di non morire. Aspetta, ma le armi non le vende? Questa qua sono munizioni. Munizioni di ogni tipo. Quali vuoi? Una vendita letale. Allora, devo trovare cerca il... di non morire. Mi sa che oggi mi porto a casa. Ciao. Tutto bene? Che cosa c'è? Ehi tu, parliamo. Comportati con disinvoltura. Ranger Walker, mi hanno detto di tenere gli occhi aperti per te. Sono Wyatt Ferris, mi occupo di operazioni speciali per l'ufficio del sindaco. Mi chiedevo chi sbrigasse il lavoro sporco di Losum. Faccio la mia parte per mantenere la città sicura. Ora mi sto concentrando sul rallentare l'espansione aggressiva dei sudari mortali nella zona. Mi farebbe comodo qualcuno come te per un incarico ad alto rischio. I sudari hanno occupato una vecchia fabbrica qui vicino. Non sembra pericolosa, ma hanno trovato il modo di rimettere in funzione i vecchi reattori e li usano per alimentare altri attacchi. Colpiranno molto presto, me lo sento nelle ossa. Una squadra di demolizione non riuscirebbe a distruggere i reattori abbastanza in fretta, ma tu hai gli strumenti necessari per farlo. Mi aiuterai? Sta volando la tua tipa del bagno. Ma dai, in bilico su quella pietra lì dietro. Ah, dici che è quella. Allora, qua cosa c'è? Forse sì. Brutto effetto, però. Sì. Sembra che vuole. Non ho letto. Merda, vabbè, pazienza. Non vi pago. Cosa la discarica? Andata la discarica tutta per te. Ok. Ok, mi ero perso già. Ma dove diavolo è il robo venditore lì, il robo curatore? Pensa quante vite salveremo se ci siamo ora. Che stai facendo? Ciao. Di qua è dove ero andato prima. Wow. No, di qua sto tornando indietro. I tuoi capelli sono come lana d'acciaio. Destra. Grilla Gear è quello di prima. Vedo i segni. Bagnati le labbra. Stuzzica il palato. Vuoi fare uno spuntino? No, abbiamo cotenna di gigadrillo. Ehi, hai dato un'occhiata a casa di Ned? A casa di Ned. Così fuori moda. Niente da fare. Sinistra. Perché grazie. Giochi d'azzardo senza ritegno? Ecco perché. Questa è la sala dei vincitori di Clan Clayton. E tu non hai visto niente, perciò sparisci. Ah, forse è quello. Robo dottore, l'ho trovato. Puoi aiutarti a potenziarti permanentemente grazie a me. Possono essere acquistati al ghiandro di vita e interfaccia neuronale. È un processo. Vieni, vieni. Sto sistemando la portata di questo. Ah, mi manca ancora della roba, però. Un lavoro minuzioso. Parliamo di nanometri in ogni direzione. Fa una differenza enorme per chi lo usa. Sei di seconda generazione, è evidente. Credo che sia un chip, mi sembra. Hai un potenziale illimitato. La maggior parte della gente viene qui per procurarsi protesi o impianti occulti. Eccellente! Sembri reagire bene! Andiamo a vedere poi dopo. Niente male. L sexy. Sorriso. Venti la spalla. Hai una curiosità. Alle nuove prospettive. Che si dice? Alte precite. Ciao. Faccio un mezzo giro, ammazzo ancora qualcuno. Attivazione dei sistemi. Dai, anche perché poi non voglio occuparmi tutti i primi.
sono 18 e sono già 60 giga per fare 68. C'è qualche punto di domanda qua attorno? Faccio quello, tipo questo qua. Stop, i pistoni sono tutti in quei buio e riforniscono i loro veicoli usando carburante rubato. Distruggi i serbatoi di carburante. Ci siamo, Walker! Armatura scaldata! Modalità attesa attivata. E non ho il... Devo controllare un attimo il tasto, perché devo aver tolto il tasto per il cambio del... le armi secondarie, non... degli accessori. Cazzo, chiama le granate. Ah, ci sono brutte notizie su Quake. Ma ha applicato una cosa oggi un l'amministratore, diciamo, del forum. Abbastanza brutta. Che dato che non ha fatto successo. Praticamente, detto meglio, cioè, siccome la gente si era lamentata che non stanno più uscendo aggiornamenti. Allora hanno scritto, ma gli aggiornamenti? E lui ha risposto, ma per un gioco come Quake che non sono più importanti. Cioè, adesso pensiamo che lo stato in cui è vada bene. E sembra tipo un non ce ne frega un cazzo, accontentatevi di quello che avete, cazzi vostri. Niente di buono. No, per niente. Mi sa che non durerà ancora molto. Temo, cioè non è una buona risposta da dare per un gioco, soprattutto che è in beta, perché non è uscito. Capito? Cioè, un gioco che è uscito puoi dire vabbè no, mi sembra che vada bene. Però ancora non è uscito. Se è ancora in beta non puoi dire che va bene, che non puoi più fare uscire patch. Sì, Non ci fai paura! Ma cazzo è questo qua che poteva sentire? Mi lasci così. E visto che mi chiama vagamente anche a Baldestorm, non avevi giocato Baldestorm? No. Non ho giocato tantissimi single player. Caso, quindi è anche difficile. Ma cazzi, speravo ci stasse in equilibrio sopra. No, stavo al cazzo. Sì. Carita di qua un po' meglio. Perfetto. Vediamo se trovo le... quante casse ci sono. Ho distrutto tutti i serbatoi di carburante, uno di 8. Cioè, tutti dietro che stanno perdendo benzina. Dove? Perché dietro... Quello era uno. L'hai fatto scoppiare. Ok. Faccio un flare. È vero che con la concentrazione puoi anche trovare i nemici in giro. Cioè se sono nascosti te li illumina. Beh, buono, magari ci sono tipo delle missioni e uccidi 50 tizi e poi uno sbaglia da qualche parte e non lo trovi. Sì, almeno così lo riesci a trovare. Ah, sono tutte qua gli 8 cosi. 2 di 8, mi sa di sì.
O sono di questa zona qui? Sì, datapad 1. Sono tutti lì. Magari sono sottoterra. Dici che ci sarà un ingresso a qualche parte? I Madmas molte volte erano sottoterra. Ah, qui c'è un tasto. Proviamo a entrare qui. Ah. Che delusivo. Ah. E anche di qua? Ok. Ah, se ne premuto per schiacciare i tasti lo odio proprio. Sì, non so perché. Tante azioni. Ah, qua c'è un sono dei veicoli e un garage. Ehi, merda! Sei nel posto sbagliato. Vedi, te li mostra così. Ah, figo. Se vuoi aspettare. Sagoma alla testa. Cos'è questa lì, va? C'era un datapad dietro di te. C'è una cassa. Ah, si è incastrato. Sono visto il missile. Chi era il bastardo? Sotto ci sono i cosi. Dov'è? Partino quello della terrazza. Carburante sì. È andato in fumo. È un peccato sprecare del buon carburante, ma è meglio così. Ora è una casa indietro, ma è tranquilla. Dove hai aperto il cancello? Ah, sì, giusto. Bravo che me l'hai ricordato. Ecco. Allora, fammi vedere un attimo il tasto. Impostazioni. Mouse e tastiera, ok. Ricarica mira, cambia oggetto di supporto. G. No, usa. Cambia. Ah, cambia X. Merda. Ok, granate qua. Non puoi sentire gente parlare, urlare qua dietro. Ah no. Non c'è più nessuno. Non so neanche che. Che raggio abbia. Dove sentite? Ah, ottimo. Pure. Usa corpo a corpo per fare così. Ah sì. Però ma quella fare lì avevo paura che esplodisse e facesse danno.
per le case no. Uso skins. Non so, magari poi non ne fa. Proviamo. Mi sembra che faccia malissimo. Sì. 12, 13. Ok, a posto. Io ho full vita, lascio un altro, ma non ci interessa. E vediamo un attimo. Ah, completato al 100%. Distruggi carburante, case, ok. Va bene, io direi di terminare la live qua. Quindi carino ciao, comunque. Ciao a tutti se mi stavate seguendo. È il primo gameplay che vedo.